29 i risparmiatori azzerati dal decreto salvabanche ora ristorati dal fondo di solidarietà attraverso l'arbitrato. Delle 32 domande presentate, 29 sono state accolte da due collegi arbitrali istituiti presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione guidata da Raffaele Cantone per una somma complessiva che supera i 470.000 euro. Il minor importo riconosciuto è di 800 euro, il massimo di 45.000. Si tratta di risparmiatori ultra settantenni con un investimento inferiore ai 50.000 euro. I primi ad accedere all'arbitrato da quando il decreto del novembre 2015 ha messo in risoluzione Banca Marche, Banca Etruria, Carife e Carichieti. 21 le domande dei risparmiatori di Banca Etruria per un importo restituito di quasi 360.000 euro, 6 quelli di Cariferrara 34.000, 4 quelli di Banca Marche 77.000 e 1 di Carichieti con 2.000 euro. Ancora tante le istanze da esaminare, in tutto ne sono state presentate 1.695 per quasi 80 milioni di euro di rimborsi. A partire dal mese di aprile, chiude il comunicato di ANAC, le riunioni dei collegi arbitrali avranno frequenza settimanale. A commentare la notizia è la presidente dell'Associazione Vittime del Salvabanche, Letizia Giorgianni. Una notizia che aspettavamo ormai da diverso tempo e che dimostra, cioè, questo accoglimento da parte dell'arbitrato ANAC e della stragrande maggioranza dei ricorsi che sono stati presentati, almeno dei primi ricorsi che sono stati presentati, dimostra senza ombra di dubbio che a pagare il salvataggio di queste banche non avrebbero dovuto essere i risparmiatori, come invece ha deciso un decreto che noi abbiamo sempre contestato, appunto quello salvabanche. Adesso ovviamente continueremo a controllare, insomma, l'esito di questi arbitrati, ma non dimentichiamo come associazione che ancora ci sono centinaia e centinaia di risparmiatori esclusi, sempre a causa di questo decreto, anche dall'arbitrato. Ecco, io ritengo a maggior ragione che adesso si debbano trovare delle soluzioni, o perlomeno bisogna far partecipare anche loro all'arbitrato, e poi sarà un giudice a decidere se sono meritevoli di accoglimento della domanda o meno.